Uè, benvenuti nella mia casa, bentornati ragazzi, eccoci qua su The Crew 2. Questa è la mia nuova Abarth 124 Spider. L'ho fatta così: nero lucido, cerchioni neri, specchietti in carbonio, interni rosso-neri. Poi abbiamo lo spoiler così perché gli ho messo uno piccolino in carbonio. Poi abbiamo quattro scarichi. E parafango posteriore e parafango anteriore sono modificati, quindi sembra un pochino più bombata rispetto all'originale. E così è perfetta. Non gli ho messo livree perché stavano tante livree bruttissime, quindi di manga, di cartoni, di cose strane, quindi ho preferito farla così, nero con qualche particolare in carbonio. Ok, dai ragazzi, prendiamola subito. E vediamo di fare qualche gara prima di testarla, perché ultimamente facciamo sempre i test a Salt Lake City, quindi dai, facciamo pure qualche gara per vedere un po' come si comporta. Comunque, eccola qui. Vi faccio anche sentire il sound. E questa qua scoppietta. Questa qua scoppietta. Sentite bene quando decelero, ok? Non ora perché vi faccio sentire il sound. Devastanti ragazzi, vai che siamo ad Harlem. Harlem ragazzi è un posto comunque bruttino di New York, non bruttissimo però comunque c'è tanta criminalità perché vedo parecchi film e comunque ci sono tanti gangster pure qui. Ok, abbiamo Porsche, abbiamo Audi, abbiamo Mercedes AMG, abbiamo BMW. Ok, questa gara si fa un pochino più difficile, infatti guardate come sono un pochino più veloci. Oh, e non ho messo il NOS, maledetti. Non ho messo il NOS. State attenti, dovete stare tutti quanti attenti qua. Sono il re delle gare qui. Vai col NOS. Ok, si frena. Guardate che BMW lì. Mamma mia. E poi stiamo anche guidando di sera, quindi ancora più complicato. Oh, però levatevi, è impossibile che io non riesca a superarli. Bello, sui binari. Fighissimo ragazzi. Adesso mi butto alla Mission Impossible. Oh, ma com'è possibile? Non li riprendo, non li riprendo. Eppure dovrei essere più veloce io di loro. Vai, vai Abarth 124 Spider. Non mollare, non mollare. Non mollare proprio ora. Levati Ferrarino, levati Ferrarino. Ok, dai. Bellissima questa curva, ragazzi. Mi sta piacendo parecchio. Bella Abarth. Oh, dove è andato quello? Ha tagliato? Ha tagliato quello. Maledetto furbone. No, non dovevo schiantarmi. Porca miseria. Dai, Abarth, dai. Facci sognare, Abarth. Facci sognare, per favore. Vai, tipo qui. Qui devi recuperarli. Recuperali. Ok, levatevi, levatevi proprio tutti. No, vabbè, ragazzi, questo è difficile, ok? Non è impossibile, però bisogna guidare proprio bene, 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 ok? Guarda quel Ferrarino che se ne va, guarda quel Ferrarino che se ne va. Ora mi butto anche io su strada. Levati, levati, Aston Martin Vanquish, devo riprendere il Ferrari. Riprendiamolo, riprendiamolo, non c'è nessuno. Riprendiamolo, riprendiamolo. Guardate che curva, ragazzi. Un po' larga però, dai. Non ho sbagliato lì. Ferrari, fatti prendere, Ferrari. Fatti prendere. Fatti
fatti prendere l'87%, ragazzi. Non penso che questa gara la vinciamo come primo posto, però già come terzo posto va bene, perché comunque i soldi li prendo lo stesso. Però mi farebbe piacere vincere, ok? Mi farebbe piacere vincere. È sempre questa curva che sbaglio io, perché la prendo sempre velocissima. Vabbè, abbiamo perso, ragazzi. Non è che abbiamo perso, ho vinto, ok, ho vinto, però non ho fatto il primo posto, quindi piango, piango. No, vinci la corsa! Ok, ho perso proprio definitivamente al 100%. Vai, lasciamo questo veicolo. Vabbè, che io sono 268, loro 120, quindi sicuramente li stracciamo di brutto, ragazzi. Allora, abbiamo contro Audi TT, Mustang, Porsche, Ferrari, Nissan e Aston Martin Vanquish, eppure una Ducati, se non sbaglio. Ok, dai, vai a Bart 124 Spider, fatti valere, vai, parti. Ok, questa qua è tipo, sì, è una Ducati, ragazzi, perfetto, una Ducati. Vai col NOS. Ok, eccoci qua, ragazzi. Ule, mamma mia, grande Abarth. Peccato che non si può aprire la cappotta, ragazzi. Mamma mia, sarebbe stato veramente un tocco di classe incredibile. Però vabbè, dai, mi accontento di tutto, non fa niente. Ok, cerchiamo di guidare bene qui. Benissimo, vai col NOS, vai 124 Spider, non mollare. Vabbè, io vado pure piano, ragazzi, perché voglio che questi comunque mi stanno dietro, perché sennò non c'è sfizio, ok, che vinco sempre io. Quindi voglio pure un po' di difficoltà. Grande. Vabbè, che questa qua è tipo una gara piccolina, quindi vai, drifta. Sì, proprio a raccogliere le patate. Sì, certo, come no. Ok, vai, prendetemi. Vai, Aston Martin Vanquish. Vai, prova a superarmi, Aston Martin Vanquish. Guarda come ti drifto. Guardate, maledetti con la Ferrari. Guardatemi. Questa gara la vincerò io. Ok, 56%. Sono tipo, penso, 3 giri. Vai qui. Bellissimo, vai. Io non capisco una cosa. C'è quello dietro con la Ferrari e non riesce a prendermi. Ma com'è possibile? Lo sapete, no? Nella realtà, Abarth 124 contro Ferrari, la Ferrari vince, ok, ad occhi chiusi. Però non capisco perché qua è così, ragazzi. Vabbè, è un gioco, quindi non possiamo fare comunque, non possiamo dire niente perché è un gioco, ecco. Vai. Drifta qui, bello. Questo mi è piaciuto. Abbiamo pure vinto, levati. Ok, arrivo. Sì, grande Abarth, perfetto. Sentite quando scalo come scoppietta. Fighissimo. Ok, quinta, dai, per favore. Ok, sesta, ragazzi, o ora o mai più. Vediamo quanto fa. 374. Oh mio Dio, il mio fantasma mi hai fatto sbagliare, bastardo di un Tecno Escobar. No, è veloce, ragazzi, è veloce. Vai, tipo qui, tira. Mannaggia la miseria queste curve, ragazzi. Vabbè, comunque abbiamo visto, fa comunque 380, li fa, ragazzi. I 380 li fa sicuramente. Vai, riprenditi, che forse abbiamo tipo un rettilineo, non credo proprio. Bel curvone.
Vabbè ragazzi, questa era la Abarth 124 Spider, fatemi sapere un po' cosa ne pensate e noi ci sentiamo ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi, bye bye!